Sopravvissuti, bentornati sul canale. Siamo su un nuovo Che Cos'è per provare insieme la demo di Holstein. Allora, ho visto qualche cosa, sembra un survival horror ma molto particolare perché varia fasi d'azione in 2D, visuale isometrica, un po' zomboid ma più pixel art, ha altre fasi, sempre pixel art ma in 3D. È intrigante, c'è la demo disponibile su Steam e possiamo provare queste due fasi, presumo, o capitoli, mentre la terza non è ancora disponibile. Abbiamo la casa di Janowski, il tunnel sotterraneo e la Jezjorn la colonia di Jezjorn o simili. Iniziamo dalle prime fasi e vediamo un po' di che si tratta. Allora, premi sinistro F per interagire, destro G per tornare. Allora, movimento con WASD, ma anche con le freccette. C'è la fisica in tempo reale di alcuni oggetti, perlomeno. Allora, ok. Un grande lucchetto arrugginito tiene chiusa la porta. Ragazzi, secondo me sto gioco, quando uscirà, è un gioco da fare in live. C'ho sta sensazione. Premi WASD per la combinazione. Non ho. No, mamma ragazzi. Questo gioco tocca esplorare, vedere. Oh, figo. Una scatola di plastica montata alla parete. Dall'interno si sente un debole ronzio elettrico. Sei venuto nella piccola città di Jezjorn con un unico obiettivo: trovare il tuo amico Bartek e portarlo a casa. La tua ricerca ti ha portato qui, la casa di Janowski. Secondo i lead, puoi trovare la carta delle gallerie sotterranee qui. In tal caso puoi utilizzare la carta per trovare la tua prossima destinazione, il birrificio, l'ultimo luogo noto di Bartek. Una delle poche persone sane in questa città sta aspettando fuori dal citofono per assisterti. Si chiama Anita e siete bloccati insieme in questa maledetta situazione. Che ti piaccia o no, di certo a lei non piace. Ricorda che quando rimani bloccato puoi consultare la carta, dare un'occhiata al tuo inventario e sfogliare i documenti che trovi. Esplora i dintorni, cerca indizi e approfitta di tutti i consigli che può ottenere. La Trinità sa che ne avrei bisogno, non ho idea cosa sia. Questo posto non ti aiuterà, né accetterà il tuo aiuto, è troppo tardi per quello. Fai attenzione che mentre gli eventi nella demo... Allora, stiamo solo scherzando, il codice per il lucchetto è 2137, ok. Fai attenzione che mentre gli eventi della demo sono canonici... Allora, fai attenzione che mentre gli eventi nella demo siano canonici, non saranno inclusi nel gioco finale in quanto tali. E nella demo mancano molte cose interessanti su cui stiamo ancora lavorando. Baci e abbracci, Sonka. Ah, un messaggio degli sviluppatori. Ok. Sì, abbiamo la... Non posso andarmene senza i disegni. Non c'è tempo da perdere, prendi i disegni... Ok. Non ricordo la combinazione ma nella vita... Carta, la carta sarebbe la mappa, ok. Ricercate, oggetti da raccogliere, porte, aperto, chiuso, sconosciuto, altro, scale essenziale, tua posizione, piano terra. Cambia piano, cambia pagine, ok. Note, abbiamo detto. Turno di notte, chiede a Whitech. Sto gioco mi sta già ispirando. Qual era il codice? 2137. Scusa. Ah, ecco. 21 37. Ok. Oh, wow. C'è uno schifo qua. C'è robaccia tentacolare. Sento dei lamenti. Singhiozzo e respiro pesante. Hello? Ehi, c'è qualcuno lì? Ehi. Sei tu? Tu pan Bartek? No, non sono Bartek. Vujek pan Bartek?
Quello con il taccuino. Ma è doppiato, che figo. Tak, to ja. Wujek pan Bartek. Non so. Maciek. Maciek. Maciek, czemu wszędzie jest tak ciemno? Penso dell'Est Europa. Ta pani od białej sukienki szperała w skrzynce elektrycznej w przedsionku. Ta pani od białej sukienki zepsuła, to temu jest tu tak ciepło. Ok, la donna col vestito bianco ha manomesso i fusibili. Chi è la donna? La donna col vestito bianco, chi è? Io sono all'altro lato, un gioioso ronzio di una donna può essere sentito dalla camera. Mamma mia. Ah, non mi fanno danno sti cosi, ma non mi fanno passare. Non si accenderà mai. Piccola lampadina da tavolo, manca una lampadina. Che fai? Necessaria una lampadina. Questa non mi fa entrare. Ah, era di qua. Ah, arcidofono. Com'è la situazione? Sto bene. C'è un sacco di mail, ma non c'è elettricità. Janowski, una famiglia che vive qui. Hai incontrato qualcuno di loro? Che aspetto hanno? Hai visto qualcosa di insolito? Non c'è niente di solito. Cosa cazzo vuoi che dica? Senti, se vuoi trovare quella stupida carta che ti porta dal tuo Bartek, dai un'occhiata intorno alla casa. Oh, volume. Cerca di ottenere quanto più luce possibile. Al plasmod, alla melma non piace la luce elettrica. Parla con quel maledetto ragazzo, forse riesce a spingere. Ok. Ok, dobbiamo... Dobbiamo trovare il modo di ripristinare la corrente. Uno strumento sottile. Dobbiamo trovare qualcosa per aprire la porta dell'armadio. Però proviamo a riparla con il ragazzino. Baviłeś się żarówkami i bezpiecznikami? Nie, naprawdę nie. Powiedz prawdę. Dimmi la verità, dove trovare? Devi dostarmi i fusibili, una lampadina. Mi sono spaventato quando è arrivata la donna col vestito bianco. Poi ho pensato che doveva avere paura del buio, tutti hanno paura. Ok. Sono andato alla scatola di fusibili e ho iniziato a rimuovere i fusibili. Poi ho sentito quel suono. Quindi ce l'hai dei fusibili? È stato terrificante, sono andato al piano di sopra. Tutto quello che ricordo è che sono corso al soggiorno e mi sono nascosto sotto il divano. Sotto il divano? Soggiorno. Ma il soggiorno sta... Come ci vado io in soggiorno? Che è questo? In soggiorno, eh? Ragazzi, il soggiorno è questo qua. A meno che intende no, la poltrona non è. Come ci arrivo qui? Non ci arrivo. Scusa. Ah, guarda, mi ha fatto abbastanza strada. Ok. Sedia sporca, sono buchi, bruciature, sigaretta. No, è il divano che devo controllare. Ma non c'è una luce? Ah, non ho capito, scusa, ma ha torti i fusibili? Ah, forse... Non di tutte... Ah, sta stanza non l'avevo vista. Estrae la lampadina. Ok. Ci abbiamo la lampadina. Intanto. Questo rubinetto non funziona. Penso che per ora qua non devo fare nient'altro. Però posso mettere la lampadina qui. E qui l'elettricità c'è. Oh, questo sparisce.
E noi andiamo su. Perfetto. Poi, un coltello? Prendi oggetto, sì, decisamente. Poważnie. Ok, questo pure è l'interruttore che non va. Non prenderò niente dalla camera dei nonni, specialmente quando quando la porta è chiusa. Non prenderò niente dalla camera... Ah, tipo una punizione. Ok, gli ha fatto scrivere mille volte che non fa... Wujek pan Bartek? Maciek? Ty tutaj? Come è arrivato qua su? Ma piuttosto brava a nascondino. No, sei inquietante. Właśnie dlatego pani od białej sukienki mnie nie znalazła. Saranno collegati... Boh, non lo so. È l'armadio svanitore di Harry Potter. Nascondi sotto il divano. Lo so, ho capito. Mi devo nascondere sotto il divano. Vagnek, come ti chiami? Qui che c'è? Questa sempre che non funziona. Un graffio sul pavimento, quindi questa si può spostare. Ok. Ok. Qui andrà attivata per far sparire questo. Qui però se non attivo la corrente non posso fare nulla. Allora, sicuramente devo andare a aprire l'armadio. Infatti sì, devo tornare giù. E devo andare a aprire l'armadio nel vestibolo. Con il coltello. Ah no, questo devo aprire. Ho trovato la scatola fusibile, ora è aperto. Ah! Ok, a ogni stanza corrisponde un colore. Quindi devo vedere prima la mappa. Allora, bagno, cucina, soggiorno. Ma qui dove sto io è la stanza rossa. Quindi qui. Qua ci sono le scale, quindi stiamo qui. A me serve andare qui. Vediamo. E... no, di qua. È il bagno che ho attivato. Che schifo. Odore di muffa proveniente dalla lavatrice. All'interno sono vestiti marci. Ok. Annaffiatoio. Sì, lo tengo. Torna utile magari. E... curva. Ah, non c'è la lampadina. Ok. Quindi probabilmente anche la lampadina che ho messo qui conviene riprenderla. Sicuramente ci torna utile. Allora, ah, anche in cucina adesso è tutto aperto. La mia macchina, ok. Delle chiavi? Chiave con una targhetta. Sì, la prendiamo. Sta roba potrebbe, tipo i fiammiferi potrebbero tornare utili, però no, non li prenderemo. Ok. Insieme di piatti decorati. Carino. Molto carino. Quanto spostiamo questo? Ah, sto dall'altra parte. Oh, perfetto. Mo posso prendere l'altro fusibile. Ne ho trovato uno. Quindi possiamo accendere due zone contemporaneamente. Grosso controllo da macellaio configurato sul tavolo. Sangue rosso scuro, macchia la tovaglia. Ok, tipo stava frantumata. Qui c'è del sangue. Ah no, c'è una porta che non avevo visto mai. Ok, per ora non credo dobbiamo fare altro qui. Oddio, una mano. E sotto c'è. Ho fatto la penitenza che mi è stata imposta dal nostro buon parroco. Possiamo già vedere l'effetto con mio marito. La data presunta è in agosto. La mia, vabbè. Ok.
È del piano superiore. Ah, cavolo, vedi però. Dovrò trovare un'altra lampadina forse, perché sennò non posso accedere qui se non piazzo la lampadina là. Questo si sposta. Ok. Il lavabo ceramica è leggermente pulito. Il piccolo rubinetto è ancora funzionante. Riempi l'annaffiatoio. Acqua rubinetto riempie lentamente il contenitore. Ok. Un mucchio di lampadine in frantumi e fili schiacciati. Ok, li hanno rotti. Curva. Sta non va. Doccia in alluminio. Piccolo rubinetto attaccato al muro ancora utilizzabile. Ok. Questa era chiusa? Ah, la chiave della targhetta. Oh, madò. Era una sedia, mi ha preso un colpo. Curva. Ok, qua mi sa che conviene tornare. La bottiglia di vodka vuota. Quasi vuota. Sì, qua conviene tornare con la luce però. Anche qui. Ok, dobbiamo accendere la stanza. Questa che era tipo verde, quindi dobbiamo accendere la blu. O il contrario. Sì, dobbiamo accendere la blu. Se tolgo la lampadina da... Se tolgo la lampadina da sotto, non posso tornare su. Ah, la tolgo da qui. Ok, è un attimo sto citofono. Ho capito, ho capito. È bloccata. Antico anello, prendiamolo. Pensi del laminato, è stato rotto e riparato molte volte. E dobbiamo rompere quello. Che cazzo è? Oh, Vashek, come ti chiami? Maciek, scusa per aver preso i fusibili. Ero davvero spaventato quando è arrivata la donna col vestito bianco. Ok, ho preso tutte le lampadine che ho trovato e le ho distrutte, grazie. Non sono andato nella stanza della nonna del nonno, non posso andarci. Quindi ci dovrò andare io, ok. Questo... Ok. Sì, mo arrivo, un attimo. Questo va spostato. Ah, ok, dobbiamo mettere la lampadina di qua. Quindi, estraiamo questa. E mettiamola di qua. Installa. Accenda, porca miseria. Ok. Dobbiamo cambiare il fusibile e tornare qui. Oh, che vuoi? Non riesco a comprendere perché ci mette così tanto. Usa la testa, sei sicuro di essere stato in un'istanza? Sto facendo tutto! Dammi tempo, mamma mia! Vade prescia, oh. Ok. Con calma. Senza fretta. Oh. C'hanno pure quelli. Ah no, questo è rotto. Aspetta, qui. Ah, qua c'è una botola, oh. Diagnosi del bambino. Michel Janoski mostra intelligenza, apertura, desiderio ma di apprendere ed è interessato a processi fisici. Particolare all'elettricità. Ok. Raccomando di essere molto consapevole del fatto che il suo alto livello di curiosità può portare a pericoli per la sua vita se viene lasciato incustodito per un lungo periodo di tempo. Beh, bambino è leggermente troppo curioso. Allora, ma io mo qua non ci passo. Non ci passo io mo qua.
Ok, mi sa dobbiamo scendere prima nella botola, allora. E qua ci muoio. Chi è questa? Beata zia Manzinskia. Madonna Tomus, ho sentito un rumore, non sapevo che eri tu. Deve essere qualcuno sconosciuto o qualcos'altro, quindi ho chiuso la porta. Di questi tempi ci sono tutti i tipi di persone pericolose qua e là. Ma la merma la vedo solo io? E il bambino? Come sei arrivata qui? Se accadesse qualcosa e butto qui mentre loro non ci sono. Guarda Tomus, più guardo queste tende più sembrano belle. Tutti diventeranno gelosi del mio vestito. Adesso scusami, ma ho poco tempo, devo iniziare a cucire. Che sei matta? Tu sei... te levi? Grazie. E che stessi sono tovaglie, lenzuola, oggetti per la casa. Una sala di bronzo, una donna porta due pentole. La targhetta recita Woglinde a guardia dell'oro reno. Dell'oro del reno. Nel vaso della mano sinistra la statua è chiusa. Nell'altro vaso c'è un piccolo pezzo di carta. Oh, Woglinde, la figlia di Reno che porta l'acqua santa nel suo vaso. Ti offro un anello di fidanzamento come segno di rifiuto. Che rifiuto l'amore per sempre. Consenti a me, santo guerriero, l'accesso all'oro del Reno. In modo che io possa uccidere i nemici. Dovrò usare l'annaffiatoio. Metti l'anello verso l'acqua nella pentola. Verso l'acqua. Il vaso della statua si riempie e si abbassa, accompagnato da un ticchettio meccanico. Ok, ho attivato qualcosa a tempo, tipo, probabilmente. E levate. Ah. Tutto qua. Uno shortcut. Ok. Vabbè. Posso mettere pure l'anello? Metti l'anello. L'anello scivola senza sforzo sul dito della donna. Dall'interno della statua si sente uno stridio metallico soffocato. La statua inizia a tremare mentre il vecchio meccanismo la fa muovere. Ah, vedi? La vecchia cassaforte di bronzo montata nella parete. E l'abbiamo pure aperta. Buono. E? Porca troia. Sì? Sì, il fucile lo tengo volentieri, direi. E taglio sto citofono. Perdi il tuo tempo, esci da lì se non hai ancora niente. Ho appena trovato un fucile. Era nascosto in qualche statua qualche statua. Non sei venuto qui per qualche fucile di cazzo. Va bene, lo riprenderò allora. Ok. Non fare il bambino, è un nuovo giocattolo, urra. E adesso torna al compito principale. Hai idea di dove siano allora quei disegni? Trova e dovrò usare l'arma che hai trovato. Sì, ma stai Carmina, Hiccia. I disegni, eh? Ah, claro. Capito. Prendo la lampadina. Estrae la lampadina. Non fa niente che qua si chiude perché mo per salire io posso passare dalla botola. Sì. E spostiamo la lampadina. Dov'era? Che serviva? Da qualche parte serviva un'altra lampadina. Qui. Installa la lampadina. Premi interruttore. Cor quasi. Cazzarola. Ok, ho capito. Ho capito. Ah, già, non posso scendere da qui. Devo levare l'altro fusibile. Devo scambiargli le posizioni questo. Lo devo mettere qui. Ok. Hey. Ci tua. Ma come... Ma questi si teletrasportano? Ma io non capisco. Santo cielo, che casino. Come faccio a trovare qualcosa? Ho guardato dappertutto e niente. È possibile che Janoska non abbia strumenti per cucire? Forse i bambini hanno i pastelli e dei righelli che posso maneggiare se riesco a trovarli. Ragazzi, hai visto quel lucchetto con la chiave infilata dentro? No. Mi ricordo che quando gli sbirri, i poliziotti, vedono un lucchetto, sparano... Ma non è... L'ho vista alla TV con papà. E poi i poliziotti buttano giù a calci le porte e uccidono tutti i cattivi. Devo usare il fucile, Mr. D.
No. Ok. Diapositiva, vuoi tenerla? Sì. Che ci faccio? Non pulire, i bambini hanno fatto casino e loro devono pulire. Almeno adesso dovrei trovare le matite dei righelli per prendere le misure. Non riesco ancora a cucire senza una macchina da cucire. Deve essere nel seminterrato, ma la chiave è rotta e ancora dannata serratura. Tesoro, aiuta la damigella in pericolo, avrei bisogno dell'aiuto di un uomo. Ok. Bene, allora, io direi che possiamo passare alla seconda fase perché voglio vedere l'altra parte, però è veramente figo, secondo me, eh? Ok. A questo punto voglio provare i tunnel sotterranei, ma lo faremo nel prossimo episodio. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, prima parte fatta, vabbè, molto alla buona, però devo dire che gli enigmi sono abbastanza semplici, direi, tra virgolette. Da fa. Quindi, ragazzuoli, domani, direttamente domani, tanto me lo registro subito, il secondo episodio nei tunnel sotterranei. Sono molto molto curioso di vedere anche come si spara. Ragazzuoli, noi ci vediamo domani, vi aspetto sotto a questo video per sentire i vostri commenti. Penso sinceramente che quando il gioco uscirà, e spero prima possibile, lo porteremo in live. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima, buona sopravvivenza a tutti. Ciao. Ma lo posso uccidere? Pensate no. Ah, sì! Li posso appiaccarci fino alla morte. Bene. Ho fatto rumore. Cazzo. Porca puttana. Quando è un calcio a qualcosa, forse... Porca miseria, c'è la stamina. Ma che stregoneria è? Il mitra sia l'arma migliore.